residenti di via Sant'Elena a causa del trasbordo dei rifiuti. Che cosa sta succedendo? Sono, se non erro, 7 giorni con oggi che i cittadini di Viale Santa Elena ormai presidiano la strada perché stanchi ed esausti di mesi in cui avvengono queste pratiche in maniera molesta, con conseguenze alla salubrità dell'aria, alla tranquillità notturna e alle condizioni igieniche della strada. In realtà è una problematica che un anno fa interessava gli abitanti della zona del parcheggio Palatucci, che non ha mai abbandonato Viale Santa Elena, che ha interessato via Cupamonti, che è una criticità cittadina diffusa su tutto il territorio da una palla avvelenata che rimbalza di quartiere in quartiere. Come andrebbe gestito questo trasbordo? Il trasbordo è una tecnica che avviene in tutta Italia. È permessa nel nostro caso specifico dalla legge regionale e che lo consente sul suolo pubblico. Il punto è quello che succede a Torre del Greco, perché a prescindere dal fatto che la legge è molto puntuale, prevede che venga fatto in zone a bassa densità abitativa per un periodo limitato con caratteri di eccezionalità e per esigenza tecnica. Sulla densità abitativa è evidente che i quartieri che ho prima citato sono altamente abitati, ma il trasbordo nella nostra città diventa una criticità perché è il frutto di una serie di scelte sbagliate e di errori nella gestione. Se un servizio che dovrebbe iniziare alle 4:20 del mattino inizia già alle 22, quindi ancora in pieno orario di conferimento, ed è diluito per tutta la notte, se gli automezzi impiegati non sono quelli previsti dal bando, se si lavora con un sotto organico in termini di unità e magari anche con sovrapposizione di turno, è chiaro che già il sistema è prossimo al collasso, per cui il trasbordo è l'unico modo per non farlo collassare, e anziché durare per un periodo limitato, dura per ore e ore a discapito dei cittadini del posto, e soprattutto viene addirittura programmato, perché senza di esso si andrebbe ancora più in difficoltà, nonostante le condizioni igieniche cittadine sono abbastanza evidenti al limite della decenza. Responsabilità della ditta che gestisce, ma anche responsabilità dell'amministrazione comunale. Le responsabilità sono diffuse, noi sono mesi che accendiamo i fari sul trasbordo proprio perché questa pratica diventa una foto dell'intero sistema. Il trasbordo secondo la legge deve essere fatto col presidio comunale, invece da noi avviene senza alcun presidio, quindi anche le condizioni in cui viene svolto non sono controllate dall'amministrazione, quindi è chiaro che quando poi ci sono tutte queste mancanze che si accavallano, poi la situazione degenera e è tutta a discapito dei cittadini che vivono nelle zone dove si pratica tutto ciò. Quindi anche in questo caso la gestione dei rifiuti a Torre del Greco lascia a desiderare. Lascia a desiderare anche un eufemismo in alcuni momenti. È estremamente fallimentare, ma sono questi mesi di esperienza quotidiana che lo attestano.